Sì, buongiornissimo caffè. Ragazzi, come vedete, nuovo video scolastico. Come vedete dal titolo, oggi siamo però in matematica, ragazzi. Oggi facciamo il MCD e il MCM, che significa, molti lo sapranno già, MCD significa massimo comune divisore. Mi ci ebbe minimo comune multiplo. Ragazzi, che significa? Andiamo a vedere intanto cosa significa. Allora, i multipli e i divisori. I multipli sono i prodotti che escono dal moltiplicare due numeri naturali. Invece i divisori sono i dividendo, i divisori appunto di un dividendo. Si chiamano divisori se il risultato è un quoto, è un quoziente, cioè senza resto e senza virgole. Bene, e cosa sono il massimo comune divisore? Bene, se noi prendiamo due numeri e vediamo i propri divisori. Bene, sono quelli che vengono a surultimo, come diciamo qua, quindi all'ultimo, comuni, cioè che sono uguali tra di loro. E la stessa cosa per il minimo comune multiplo, cioè i primi numeri comuni multipli di due numeri dati naturali. Bene, come facciamo a calcolarli? Si può calcolarle anche matematicamente, ma anche con la scomposizione in fattori primi. Bene, che cos'è la scomposizione in fattori primi? È una scomposizione appunto in fattori primi di un numero che si fa così. Per esempio, vogliamo scomporre il numero 25. No, ragazzi, 25 no, perché si può fare un altro metodo che lasciamo a parte. Facciamo il 12. Ragazzi, bisogna mettere il 12 così e una riga. Bene, cosa bisogna fare? Bisogna prendere il primo numero. I numeri primi quali sono? I numeri che sono divisibili solo per uno e per se stessi. Potete anche andare. Di solito nel retro del libro ci sono la tabella dei numeri primi. Per esempio, fino a 100 sono questi su per giù. Eccoli, ragazzi. Quindi il primo numero primo divisibile per 12 è 2, perché l'1 non si può fare, se no sarebbe troppo facile, perché tutti i numeri sono divisibili per uno e per se stessi. Quindi andiamo a 2. Ok. 12 diviso 2 è uguale a 6. Ancora diviso 2, che è uguale a 3. 3 non è più divisibile diviso 2. Quindi bisogna mettere 3, che anche lui è numero primo. E farà 1, 3 diviso 3. E abbiamo scomposto il nostro numero. Bene. Con la scomposizione in fattori primi possiamo vedere il massimo comune divisore. Massimo comune divisore, ok, è il minimo comune multiplo. Bene, bisogna prendere i due numeri che vogliamo appunto fare in comune. Il 12 noi l'abbiamo già fatto, vedete? Adesso facciamo, che ne so, il 24, raga. Andiamo a fare il 24. Torno subito. Ok, ragazzi, guardate, l'abbiamo fatto stesso identico modo. Se volete spiegazioni, ditemelo nei commenti. Lasciate un bel like, ricordatevi. Ok, dopo aver fatto questo, bisogna calcolare. Allora, come si fa? Mettiamo 12 uguale, così, ragazzi. Dobbiamo mettere quanti 2 ci sono? 2, e quindi bisogna mettere 2 alla seconda, a seconda di quanti ce ne sono. Se ce n'è solo uno, non si deve scrivere qua sopra quanti numeri ci sono, per esempio il 3. Poi bisogna mettere il per, che è questo puntino, noi lo facciamo così, e il 3, appunto, senza l'esponenziale, senza il numerino qua, perché è solo una volta. Bene, andiamo a fare la stessa identica cosa per il 24. Olè, ragazzi. E adesso cosa bisogna fare? Calcoliamo prima il MCD,
Bene, come si calcola? Allora, scriviamo mi ci di uguale a. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere i numeri uguali di questi due numeri e quindi sono tutti e due uguali, 2 e 3, e bisogna mettere quelli con il numerino più piccolo. Del 2 c'è solo 2 e 2, quindi 2 alla seconda, che sarebbe la potenza 2 alla seconda, che è uguale a 4, però voi dovete scrivere 2 col 2, questo è uguale a 4 quando poi faremo i calcoli. E 3, quindi 2 alla seconda per 3. 4 per 3 è uguale a 12, quindi dobbiamo scrivere è uguale a 12. Se serve a qualcuno, ragazzi, ricordatevi di condividere il video a tutti quelli che conoscete, anche a vostro nonno. Sto scherzando, ovviamente. Allora, ecco, abbiamo calcolato il massimo comune divisore, cioè se prendiamo i divisori di questi due numeri e prendiamo quelli massimi comuni, cioè uguali, e esce il 12, quello sarà il 12. Ma facciamo, ragazzi, la controprova. Allora, i divisori di 12 sono, come abbiamo detto, sempre l'1 è sempre divisore di tutti, poi diviso 2 può essere, poi può essere divisibile anche per 3, no, per 4, per sì, raga, per 3 sì, mo che ci penso, 3 per 4 è 12, 3, 4 per 5 no, sono sicuro. Per 6 sì. Dopo il 6 c'è direttamente il 12. Andiamo a fare la controprova con il 24, che è uguale a 1 e per forza. 2 e per forza. 3 per 8, 24. Per 4 non penso. 6 per 4, 24 sì, per 5 no, per 6 sì, per 10 no, per 12 sì, visto che qui è già finito, 12 e 12 abbiamo fatto la controprova. Adesso calcoliamo il minimo comune multiplo. Bene, come bisogna fare? Intanto si scrive così il minimo comune multiplo, con le lettere minuscole. Bene, bisogna prendere tutti i numeri. Allora, il 2, però il 2 c'è già e bisogna prendere quello con il numerino più grande. Quindi cancelliamo i 2 e prendiamo questo qua, il 2 alla terza. Quindi andiamo a scrivere 2 alla terza per. Poi c'è il 3. Il 3 è uguale a qui? Sì, quindi bisogna cancellarli, visto che sono uguali. Dobbiamo mettere per 3, si prende sempre quello con il numerino più grande. Questo 2 alla terza è uguale a 8, quindi 8 per 3 sappiamo che è 24. Lo sapevamo già perché appunto questo è più grande di questo ed è 24, quindi non serve fare la controprova. Questo era come calcolare il MCD e il MCM in tutti i passaggi. Un nuovo video istruttivo di matematica. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale nel tasto rosso che trovate sotto e lasciate un like. Lo sapete che se premete quel pollice in su diventa blu, ragazzi, incredibile. Condividete il video che anche quello diventa blu, cioè una magia. Vabbè, basta. Ciao! Aspettate che faccio vedere meglio un altro così non la posso fare.